C'era stata l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli e proprio in quella cena aveva preannunciato che uno dei discepoli lo avrebbe tradito. Si tratta di Giuda, che infatti dopo quella ultima cena in cui Gesù si dona con tutto se stesso nel corpo e nel sangue, nel pane e nel vino, Giuda va a venderlo a coloro che lo stanno cercando. Gesù si ritira in preghiera nell'orto degli ulivi. Lo fa insieme ai suoi discepoli. Sente la fatica e anche la paura, ma in cuor suo poi sceglie e dice: «Padre, si compia la tua volontà», e arriva la scelta di amarci fino in fondo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Diciamo insieme: grazie, Signore, perché scegli il nostro bene. Grazie, Signore, perché scegli il nostro bene. Sebbene sia faticoso amare chi non ti ama sempre, grazie, Signore, perché scegli il nostro bene. Sebbene sia faticoso amare chi non ha mai tempo per te, grazie, Signore, perché scegli il nostro bene. Sebbene sia faticoso amare anche me, che spesso non do il meglio di me, grazie, Signore, perché scegli il nostro bene. Gesù viene arrestato nell'orto degli ulivi dalle guardie e portato davanti al Sinedrio, cioè il tribunale religioso, dove il sommo sacerdote e gli altri decidono di condannare Gesù come il più grande nemico del popolo e soprattutto perché lui dice di essere il figlio di Dio, il che, loro dicono, non è possibile. Gesù così viene giudicato, viene rifiutato dal Sinedrio e dalla sua gente. Non solo. Verrà maltrattato, affidato al tribunale romano perché venga frustato, maltrattato e umiliato. E poi condannato a portare la croce da Pilato, che se ne laverà le mani per non averne più a che fare. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Diciamo insieme: perdonaci, Signore, perdonaci, Signore. Per come sei stato trattato, perdonaci, Signore. Perché ogni volta che facciamo il male tu lo paghi in dolore. Perdonaci, Signore. Perché spesso non pensiamo a te e ti lasciamo solo. Perdonaci, Signore. Dopo aver attraversato Gerusalemme portando il legno della croce in mezzo alla folla, dove tanti lo insultano, lo prendono in giro, lo umiliano, ma c'è anche qualcuno che gli si fa a fianco, lo aiuta e cerca di consolarlo, Gesù arriva al Calvario, dove viene crocifisso insieme ad altri due condannati, due ladroni. E mentre molti lo insultano, e uno dei ladroni ancora di più lo insulta, l'altro gli dice: «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». E il Signore gli risponderà: «Oggi stesso tu sarai con me nel paradiso». E così perdonerà, e lo accoglierà, e lo amerà ancora.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Diciamo, tu ci sei vicino con amore. Tu ci sei vicino con amore. Salendo sulla croce per cambiare il mondo in meglio, tu ci sei vicino con amore. Salendo sulla croce per combattere e vincere il male che uccide i nostri cuori, tu ci sei vicino con amore. Insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Verso le 3 del pomeriggio, Gesù, dando un forte grido, spirò, e in quel gesto soffiò il suo spirito di vita su tutto il mondo e morì. Si fece buio su tutta la terra. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Diciamo insieme, ti rendiamo grazie, Signore, ti rendiamo grazie, Signore. Tu hai donato tutto te stesso perché noi avessimo vita eterna. Ti rendiamo grazie, Signore. Tu hai donato la tua vita perché in noi vivesse il tuo spirito d'amore che salva. Ti rendiamo grazie, Signore. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le donne seguivano da lontano tutto quanto. Tra loro però c'era anche Giuseppe d'Arimatea. Fu proprio lui, Giuseppe d'Arimatea, che fece togliere il corpo di Gesù dalla croce. Insieme alle donne lo avvolse in un telo, un lenzuolo bianco, e poi lo depose nella sua tomba, scavata nella roccia. Il Sinedrio volle che furono messe delle guardie a custodia. Temevano infatti che i discepoli andassero a rubare il corpo di Gesù per poi inventarsi delle storie. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Diciamo, noi speriamo in te, noi speriamo in te, perché hai promesso di risorgere, noi speriamo in te, perché nella tua morte e resurrezione hai promesso di far risorgere anche noi, noi speriamo in te.
Noi sappiamo però che la storia non finisce con una tomba vuota. È questo che celebriamo a Pasqua. Gesù più forte della morte, Gesù più forte del peccato, pronto a salvarci in questo mondo dai nostri peccati e nella vita che verrà dalla morte che non ha fine. Questa è la Pasqua, a cui ci si arriva passando attraverso la croce di Gesù.